Buonasera, ben ritrovati, nuova puntata di Nero su Bianco. Nei giorni scorsi il Consiglio Comunale ha respinto la petizione popolare che chiedeva di tenere aperta la Casa delle Culture, questo luogo dell'integrazione che era stato realizzato dalla precedente amministrazione comunale, nel quale operano varie associazioni proprio in chiave di integrazione. La giunta Ghinelli ha deciso diversamente, entrerà in funzione la fraternita che, da quello che si è capito, dovrebbe rilevare alcune attività, in particolare quella di informazione e di orientamento. Per tutte le altre, insomma, c'è un grande punto interrogativo. Sono scoppiate grandi polemiche, è stato un dibattito anche piuttosto acceso all'interno del Consiglio Comunale, anche dopo che era arrivata la notizia che dalla regione toscana c'era la volontà di venire ad Arezzo, insomma, a fare un po' da mediatore, mediatrice per trovare una soluzione. Ne parleremo questa sera con il consigliere della Lega Egiziano Andreani, buonasera, e Buonasera. poi con Franco Dringoli del direttivo di Arezzo in Comune, buonasera. Arezzo in Comune che ha fortemente osteggiato ovviamente la decisione della giunta Ghinelli. Poi ci sono Piero Franchini, sempre con noi, David Faltoni, bentornati. Allora, io partirei però da qual è il ragionamento che ha fatto l'amministrazione comunale. Chiara Sadotti ha sentito l'assessore Lucia Tanti che spiega perché la giunta appunto ha deciso sostanzialmente di superare la Casa delle Culture. Vediamo. Contratto con Oxfam scade a, secondo noi, maggio del 2018, secondo la Regione una volta maggio, una volta novembre, comunque scade nel 2018. Noi riteniamo che i servizi debbano essere ovviamente continuati, che si continuino in maniera diversa, anche in una localizzazione diversa, non molto lontana comunque dai locali della Cadorna dove adesso è Casa delle Culture, attraverso Fraternita che gestirà la parte formativa e informativa e l'apertura, come sempre è stato fatto, alle associazioni che vorranno dedicarsi in un percorso volontario di accompagnamento. Io ricordo che Casa delle Culture costava 110.000 euro l'anno per un servizio che possiamo fare allo stesso modo con costi più contenuti. Tra l'altro c'è un dato politico: le politiche di integrazione la sinistra in genere le affida a qualche associazione che ritiene essere vicina. Noi le vogliamo in qualche modo gestire direttamente, con il supporto delle associazioni, con il supporto della ASP Fraternita, ma non vogliamo uscire dal protagonismo della integrazione, perché noi abbiamo il dovere di informare i nuovi aretini, mi piace chiamarli così, ma il diritto, per esempio, di pretendere che vengano ad essere a conoscenza e a rispettare le regole di questa città. Cioè, noi abbiamo vissuto momenti in cui chi veniva a prendere la cittadinanza italiana non era in grado di leggere neanche i primi due righi della Costituzione. Insomma, questo non si fa. Ci deve essere reciprocità. La reciprocità sta nel fatto che noi abbiamo il dovere di informare. Chi viene ha il diritto di imparare e l'amministrazione non si può chiamare fuori appaltando servizi a costi altissimi a soggetti che fanno bene questo mestiere, ma che appunto è un mestiere. Ecco, un locale è già stato individuato? Ne abbiamo individuati più di uno, alcuni proprio in zona Cadorna, quindi a pochi metri da dove è Casa delle Culture, altri in zone non periferiche, però non esattamente nell'area della Cadorna, e adesso andiamo a scegliere quello che riteniamo essere logisticamente anche più adeguato, ma non è una rivoluzione questa. La rivoluzione non è nei locali, la rivoluzione è nella scelta di chi fa il servizio. Noi riteniamo che Fraternita, a cui possiamo affidare il servizio direttamente, essendo una ASP, quindi una realtà che è legata per legge regionale all'amministrazione, possa svolgerlo con grande competenza. Tra l'altro Fraternita, nei suoi obiettivi da ormai 8 secoli, ha anche le politiche educative e formative, oltre a quelle culturali e quelle di socialità, per cui, voglio dire, crediamo che sia un'operazione anche di buon senso e anche intelligente. Ci pare che ci sia una difesa di un contenitore. A noi piace difendere il contenuto noi non l'abbiamo mai ritenuto di smantellarlo. Io ricordo che il primo sportello di ascolto e di informazione per i migranti fu fatto dal sindaco Lucherini, che non è in continuità col PD, siamo noi quella continuità. Quindi lo vogliamo continuare a fare, ci mancherebbe, mettendo le regole base, che per esempio chi viene qua l'italiano lo impara. Però i servizi verranno mantenuti.
i servizi si dividono in due aspetti, quelli istituzionali che di fatto si coniugano con lo sportello informativo, che ovviamente verrà continuato e che continua a dire non è stato avviato né da Casa delle Culture né dalla Giunta Fanfani ma dal Sindaco Lucherini. Altre attività di formazione, di supporto, di educazione, di anche dopo scuola, noi siamo disponibili a che le associazioni che le hanno fatte fino ad ora continuino a farle, con il protagonismo però di un programma condiviso e con un protagonismo ancora più forte di Fraternita, che già peraltro questo fa. Quindi se si tratta di difendere un gestore, beh, è una scelta logicamente legittima ma che rimandiamo al mittente. Se si tratta di difendere un obiettivo che è quello di avere un atteggiamento protagonista nelle politiche di integrazione, la Giunta Ghinelli batte la Giunta Fanfani, perché noi ci riportiamo in casa un servizio che ci sentiamo di essere obbligati a dare anche con regole, con costi contenuti e comunque congrui. Se poi il concetto è affidare ad altri servizi che dovremmo fare noi, questo è una scelta che ha fatto la sinistra, probabilmente aveva dei legittimi interessi per farle. Allora Franco De Lingoli, cosa non vi convince di questa visione? La prima cosa che noto è che è un guazzabuglio di affermazioni che si contraddicono l'altra, insomma, e che denota chiaramente anche di non capire che cosa è stato il progetto di Casa delle Culture. È vero che la nostra città ha un patrimonio storico di uffici informazioni agli stranieri, così come ci sono uffici, diciamo, di servizio più specialistici, penso all'Informa Giovani, che ormai è tanti anni che esiste ad Arezzo, insomma, no? E quindi non è una novità, si continua, abbiamo continuato, anzi si è spostato e si è ampliato a Sant'Agostino, e quindi c'erano gli uffici di informazione agli stranieri per le pratiche burocratiche. Non si è capito, e questo lo dimostra, che cos'era il progetto Casa delle Culture, voglio dire, e che è stato uno dei 25 progetti del Pius premiato, che ci ha consentito in Toscana di arrivare primi fondi europei e regionali, e che è stato un progetto anche esportato come esempio in altre parti d'Italia, come esempio positivo, perché uno dei temi fondamentali è la coesione sociale, non era solo l'informazione al cittadino straniero residente che ha bisogno delle sue pratiche, che ha bisogno ovviamente di essere indirizzato nei percorsi amministrativi, che questo io ovviamente mi auguro che venga continuato a farlo, perché sennò sarebbe da sciagurati, insomma. Però il progetto di Casa delle Culture era ovviamente, siccome uno degli elementi del Pius era anche la coesione sociale, e qui abbiamo fatto una serie di progetti anche sul sociale, asili nido, nonché aspetti che riguardano anche il supporto alle famiglie in difficoltà, quindi sono tantissimi progetti, però questo specifico era ovviamente rivolto al fatto di favorire l'integrazione delle comunità straniere già presenti nel nostro territorio, che ovviamente fanno figli, mandano i figli a scuola, l'incontro, quindi la Casa delle Culture è nato come spazio di incontro per appunto il patrimonio culturale, quindi perché queste comunità conoscessero meglio la realtà locale e le nostre tradizioni, la nostra cultura, ci fosse anche uno scambio. Io credo di conoscere quel progetto, perché credo di essere stato il primo in assoluto a essere entrato lì dentro con i tecnici comunali quando era un ambiente completamente degradato, e abbiamo deciso di recuperarlo e di fare anche questo versante di intervento. È stato progettato in un certo modo, voglio dire, al piano terra, un salone per fare, che poi serve anche agli aretini, come vedete si sta utilizzando tutti, voglio dire, per fare appunto teatro, per fare piccole manifestazioni. C'è stata fatta una biblioteca con 15.000 libri che ovviamente è stata messa, quindi, a disposizione, era un progetto, di tutti, ecco, e poi sopra ovviamente sono spazi per laboratori, corsi di formazione di italiano, c'è una cucina per le, appunto, le tradizioni culinarie, ci sono, se ci andiamo, chi ci va? Perché poi voglio capire anche quante queste persone ci sono state a vedere in questi anni prima di ragionare. Chi ci va vede la sera un brulicare di gente, non è che sono i migranti di passaggio, sono i cittadini. Il costo è quello che ha detto la Tanti, allora, 110.000. Allora, cominciamo a ragionare sul costo. Il costo ovviamente dipende da quello, innanzitutto non accetto questo discorso delle associazioni amiche,
Perché qui si fa un bando, si è fatto un bando di gara due volte e c'è stato un unico partecipante, ma non perché gli altri evidentemente, perché le condizioni che sono state messe è di tenerla aperto tutto il giorno, è di garantire tre dipendenti, una compresenza di due persone, garantire ovviamente il fatto che funzioni una struttura anche per gli aretini, perché non si dice, ma tutti i proventi della Casa delle Culture dal punto di vista di chi va lì a fare le riunioni, i convegni eccetera, vengono al comune, non è che vanno al gestore. Quindi Oxfam è selezionato dalla gara, Oxfam non c'è più, perché a marzo la gara era già scaduta, la gara era già scaduta. Quindi l'amministrazione non è che aveva un problema, aveva solo un problema di rifare una gara, se la voleva fare, a delle condizioni diverse, a dei parametri diversi, con delle economie diverse, tra l'altro potevano mettere anche a bilancio delle risorse diverse, ma visto che hanno messo gli stessi soldi di qui al 2020, quindi evidentemente... Gli andava bene così. Gli andava bene così. Un attimo, no, ma poi sì, scusa, sì. No, voglio dire, Oxfam, quindi non c'è più. L'amministrazione poteva anche decidere di dire no, ora me lo gestisco io perché ho le persone formate, ma perché è stato dato in affidamento? Perché anche il Consiglio Comunale sono state dette delle fesserie, perché questi servizi storicamente non venivano fatti dal Comune d'Arezzo, i servizi di informazione agli stranieri già dalla Giunta Lucherini erano affidati a delle associazioni o degli enti specializzati su questo. L'Informa Giovani perché non lo fa il Comune? Gli uffici di informazione turistica perché non li fa il Comune? Perché tra l'altro non si poteva assumere perché c'era il blocco dei dipendenti, non ci sono dipendenti disponibili, uno dà un servizio. Per forza va dato. Ma vabbè, ma io non è niente. Sentiamo di lo vuoi riportare dentro? Benissimo, e che problema c'è? Lo riporti dentro, detti delle condizioni diverse, ma qui si fa un'operazione diversa, si smembra un progetto unitario e si fa uno spezzatino, che lo spezzatino va a finire Egiziano probabilmente Viale. In tanti rivoli e, non, e allora, perde il significato. No, molto educatamente volevo che finisse sì, sì, certo. Dringoli. Beh, definirlo guazzapuglio è di basso profilo, comunque la lascio a lei certe considerazioni, non sono le mie. Innanzitutto c'è un progetto che è diverso, questa città, bisogna rendersi conto che la politica e la vita non è qualcosa di statico ma è qualcosa di dinamico, le cose cambiano, il mondo cambia, vediamo negli ultimi anni quello che è successo, non vedo questo arroccamento su questa posizione, siccome l'abbiamo fatto noi va bene. Innanzitutto certi servizi, come è stato ricordato dall'assessore Tanti, nascono prima diciamo delle giunte fanfane. Casa delle Culture no. La Casa delle Culture, ma ne sto parlando a Casa delle Culture, scusi, abbia pazienza, l'ho interrotto io mentre lei parlava, no, abbia l'educazione di non interrompermi quando parlo io, questa si chiama educazione, io l'ho avuta nei suoi confronti, se no altrimenti lo posso fare io la stessa cosa che lei fa con me, non c'è problemi, basta stabilire prima le regole, quando le regole sono queste la interrompo forse molto più che di quello che può fare lei. Quindi quello che dicevo, si è partiti da una situazione che chiaramente è modificata negli ultimi anni e stiamo decidendo una fase diversa da quella che è avvenuta. Innanzitutto quando parliamo del vecchio gestore, non sono intervenuto in consiglio comunale senza far nomi, ma insomma basta guardarsi un attimino quelli degli eventi internazionali per capire che le ONG non sono sempre forse le miglior soluzioni, insomma io mi auguro che certi fatti siano proprio chiusi in quell'ambito lì e che chiaramente non escano fuori altre cose, me lo auguro per le persone innanzitutto. Sicuramente un gestore diverso va molto bene, abbiamo deciso, innanzitutto le ricordo che per quanto riguarda il turismo sono state fatte due fondazioni, una per il turismo e una per la cultura, quindi come vede abbiamo deciso di operare in modi diversi a seconda diciamo delle necessità che c'erano, con il controllo comunque diretto del comune, perché il comune avrà la maggioranza nelle fondazioni, ha modo di controllare quello che è, perché questo glielo dà la regione naturalmente l'opportunità di farlo, le ASP del territorio, che non sono solo naturalmente la Fraternita, ma abbiamo anche la Casa Pia, tanto per ricordarlo, quindi stiamo cercando addirittura di mettere insieme le varie ASP che abbiamo all'interno del comune per offrire dei servizi in più. Innanzitutto, questa mi sembra un'operazione che è stata inizialmente fatta in modo politico e che purtroppo non è andata bene a chi lo voleva fare in modo politico e si è vista la strumentalizzazione che è avvenuta anche in Consiglio Comunale cercando di allungare i tempi del Consiglio Comunale solo per il fatto che magari qualcuno si stancasse, la maggioranza uscisse e naturalmente non c'era la possibilità di votarlo. Questo non è avvenuto perché noi siamo ben saldi e abbiamo ben chiaro quello che dobbiamo fare. L'ha ripetuto molto bene l'assessore Lucia Tanti, la volontà è quella di dare a Fraternità
permette la possibilità di gestire naturalmente determinati servizi, perché è un'ASP, possiamo andare a verificare, controllare quello che fa. Non c'è stata chiusura per nessuna associazione, l'ha detto in consiglio comunale, ha detto chiaramente che è aperta ad ascoltare quelle associazioni che vogliono portare dei servizi che riteniamo importanti. Allora, siccome siamo noi a guidare questo comune, il mandato l'abbiamo avuto degli elettori, ci è stato confermato anche dalle ultime elezioni politiche, quindi vogliamo farlo secondo quello che è la nostra visione, non secondo quella che è la visione di una certa area politica. Perché? Non dimentichiamoci che chiaramente determinate associazioni che sono presenti, la maggior parte fa riferimento un pochino alle aree politiche vicino naturalmente ad Ringoli. Vogliamo una visione diversa, una visione, l'integrazione che intendiamo noi non è quella che gli aretini devono imparare a conoscere e quindi ad adattarsi a quelle che sono le culture di chi arriva qui ad Arezzo, ma sono quelli che arrivano ad Arezzo che devono naturalmente adeguarsi e integrarsi nella nostra cultura, nella nostra tradizione, quindi devono conoscere quello. C'è una visione diversa, cerchiamo di portarla avanti, poi possiamo far bene, possiamo far male, saranno i tempi che ce lo diranno. La scelta è stata fatta, non è stato smantellato niente, è stato modificato perché ci sono degli aspetti che non riteniamo che devono andare in quella direzione, preferiamo altre direzioni, lo stiamo facendo su tanti settori, questo a voi non torna comodo, ma io non ci posso fare niente. Le elezioni abbiamo viste noi e quindi decidiamo un attimino come portare avanti determinate scelte, perché sono quelle che riteniamo fondamentali per il futuro di questa città, perché non mi sembra che siete riusciti a fare questa grande integrazione di cui parlate, mi sembra che l'integrazione non sia avvenuta. Allora, innanzitutto i costi si parla di oltre 300.000 euro, dobbiamo integrarci, che costava prima, con la attualmente stiamo bene. Tra poco torniamo. Bentornati, stiamo parlando della chiusura della Casa delle Culture. Volevo allargare il discorso, poi facciamo replicare ovviamente a Franco Dringoli, coinvolgere però Davide Faltoni e Piero Franchini sul dibattito. Allora, hai sentito un po' qui le due posizioni piuttosto diverse. Tu che idea ti sei fatto? Vedo che hai portato... Sì. Che cos'è questo? La Casa delle Culture era l'estremo opposto al concetto di razza. Concetto di razza che proprio anche di recente il candidato, poi il presidente della Regione Lombardia, ha espresso chiaramente in campagna elettorale, e devo dire, chi l'ha candidato non si è assolutamente sdegnato del fatto che parlasse di razza, e soprattutto non si sono sdegnati nemmeno i milioni di lombardi che poi lo hanno eletto a maggioranza. Quindi evidentemente Arezzo comanda la destra chiaramente, per quello che ho stigmatizzato e sintetizzato, non ha associazioni di riferimento per cui potessero gestire un ente, una struttura come la Casa delle Culture, perché ho detto chiaramente il concetto di razza è all'antipodi del concetto della Casa delle Culture. Quindi la destra cosa ha fatto? Ha deciso di chiuderlo perché evidentemente non poteva controllarlo, sia sotto un profilo politico ma soprattutto culturale, perché evidentemente c'è la paura dell'integrazione, c'è la paura, diciamo, non solo c'è la paura dell'integrazione, ma tutta la campagna elettorale della destra, soprattutto della Lega, si basa proprio sulla creazione del nemico, dello straniero, quindi il richiedente asilo, il rifugiato, e quindi evidentemente dare dei servizi, l'ente che loro rappresentano che dà servizi a favore di questi soggetti, è in contraddizione con l'idea del nemico, del pericolo e su tutto quello che si basa. Quindi evidentemente la scelta che è stata fatta è proprio quella di distruggere questo servizio, e lo dico anche da avvocato, che invece è un peccato, e soprattutto molti avvocati anche di destra mi hanno detto chiaramente che è un peccato, perché aveva un ruolo e una funzione importantissima anche nella gestione di crisi familiari. E non ci dimentichiamo che oramai ad Arezzo ci vive circa 20.000 persone che sono nate in altri paesi, che ora sono italiani ma che comunque hanno la loro cultura, e spesso questo era causa di difficoltà all'interno dei rapporti familiari. Quindi è veramente un'operazione miope, ma che d'altronde si inserisce in questo contesto, si inserisce in questo momento così drammatico per il nostro paese, perché da un lato, ripeto, continua
la campagna elettorale sul diverso, su tutta una serie di valori che dovrebbero essere superati, e non si riesce a capire che si deve guardare avanti, perché il futuro non sono loro, perché un paese che ha la denatalità che abbiamo noi, quindi senza l'arrivo di milioni di cittadini di altri paesi, noi non riusciamo a stare in piedi. Sentiamo Piero e poi torniamo a voi, ovviamente. Ma, dopo okay. Facciamo ripiego. Io credo che tutto sommato poi dopo si va a finire sempre che si parla di costi, di convenienze e di tutto ciò che, e per dire, certe volte bisognerebbe, per dire, ecco, magari vedere di meno, perché i costi, se noi vediamo tutto ciò che è l'apparato che gestisce, gli apparati che gestiscono poi gli immigrati che arrivano qua e che quindi poi a sua volta vengono lasciati spesso e volentieri e così allo sbando in balia delle onde, e poi dopo vediamo che si concentrano in alcuni posti, luoghi che certamente non frequentavano la casa delle culture, non frequentavano la casa delle culture, e quindi ecco, secondo il mio punto di vista magari sarebbe il caso di spingere, e delle case delle culture ce ne vorrebbe non una, ma probabilmente ce ne vorrebbe anche di più, perché magari se fossero anche, diciamo, fatte a livello di vari quartieri, eccetera. Perché? Perché poi, dopo tutto sommato, noi con questa gente che arriva e che continuamente è arrivata, che quindi è ancora continua ad arrivare, ci dobbiamo fare i conti. Ricordiamoci che sono circa dai 600-700 milioni gli africani che potrebbero arrivare, che potrebbero, per dire, perché chiaramente che cercano, diciamo, di un mondo migliore, e che quindi è inutile continuare a far finta di niente, perché i nostri governi tutti hanno fatto, soprattutto gli altri, diciamo noi forse di meno, hanno sempre fatto i conti dicendo: ma noi tanto sta laggiù e ce ne freghiamo, poi ecco, magari se possiamo andiamo là, prendiamo qualcosa di buono che c'è e portiamo via, saccheggiamo e poi dopo vediamo. E quindi, secondo il mio punto di vista, ecco, diciamo che bisognerà cercare di non avere miopia, oppure se no andare a farsi gli occhiali, magari, no? Per dire, perché così almeno uno è meno miope, perché questi problemi ci sono, e credo che questi problemi vadano affrontati. Magari spesso purtroppo si affrontano così politicamente, magari con scontri di si fa così, si fa così, mentre invece, secondo me, una volta tanto bisognerebbe partire dalle cose più piccole, quindi dalle realtà più piccole, come sono i comuni, come sono, per vedere di cercare di fare delle cose che effettivamente integrano queste cose e integrano anche le famiglie di queste persone. Perché io so che, per dire, almeno per quella gente che ogni tanto incontravo, mi dicevano che frequentano la casa delle culture, che vanno lì con le famiglie, che si incontrano, che fanno le giornate della Romania, le giornate, per dire. E quindi, secondo il mio punto di vista, queste cose vanno continuate a fare, o nel modo o nell'altro. Non voglio entrare nel merito se è giusto averle fatte nel modo di prima o farle nel modo di ora, però quello che io raccomando è che le cose vadano fatte, perché se no questa gente si sparge nella città e chiaramente danneggia tutto ciò che è la società, tutto ciò che è, appunto, l'economia, eccetera, eccetera. Perché... Allora, facciamo rispondere Giziano Andriani e poi torniamo alla Franco Tingoli. Giziano Andriani su, insomma, questa radiografia piuttosto pesante, sì, che è arrivata... Chiaramente che non condivido né l'una né l'altra, parliamoci chiaramente. Chiaramente oggi mi trovo da solo contro te, vabbè. Tanto c'ero abituato in passato a combattere con tanti, per cui non è un grosso problema, anzi mi diverte ancora di più la cosa. Innanzitutto voglio rispondere ora chiaramente a Franchini. Innanzitutto bisogna dire una cosa: quelli che vengono qua, il 95% dei casi non dovrebbero essere qui, ma dovrebbero essere nel loro paese, sono migranti economici, e come migranti economici dovrebbero seguire degli iter, naturalmente, gli iter naturali con cui si va negli altri paesi, bussando, presentando naturalmente la propria identità e non nascondendo. Questo è un dato di fatto. Questo giochino costa alle tasche degli italiani quasi 5 miliardi di euro all'anno. Questo giochino qui fa ingrassare le mafie internazionali, lo dà l'ONU come dato, valutazione ONU, dai 3 ai 5 miliardi di dollari. Ora,
possiamo continuare a sostenere questo business? Io dico assolutamente no. Se non ci fossero i soldi, qui non arriverebbe nessuno. Parliamoci molto chiaramente, ma siccome qui ci sono dei soldi che vengono elargiti e per quanto riguarda le persone che si vedono, che tutti noi vediamo in giro, dovrebbero essere le stesse associazioni, cooperative e vari gruppi che li prendono in carica, dovrebbero provvedere a dare dei servizi, cosa che mi sembra, vedendo i fatti, non so quanti ne danno, quindi dovrebbe essere anche il prefetto a controllare un pochino meglio. Tra l'altro mi è piaciuto perché in poco tempo fa in zona Giotes ne è stato chiuso un punto, quindi questo determina meno come vengono svolte certe cose. Bisogna fare un pochino più controlli, perché 35 ha ragione, è giusto che ci l'abbiano, ma ci siano anche dei servizi e soprattutto è giusto. Abbia pazienza, ha fatto, io sto rispondendo a quello che ha detto poco fa, io non l'ho interrotta, se lei mi dà tempo risponde anche a lei, senza nessun problema, perché i suoi concetti di visione di destra sono completamente suoi e non mi appartengono, e non appartengono perché noi siamo centrodestra. Lei dovrebbe sapere benissimo che anche le ultime elezioni delle sigle politiche fanno riferimento a quello che dice lei, erano dalla parte opposta nostra, quindi non erano neanche in coalizione. Quindi ritengo che certe affermazioni se le tenga per sé e non coinvolga gli altri, per cortesia. Primo aspetto. Secondo aspetto, la Casa delle Culture non chiude. L'abbiamo detto centinaia di volte, continuiamo a dirlo perché qui siamo dei sordi. La Casa delle Culture non chiude e viene gestita in un modo diverso. Punto. Non vi piace? È un problema vostro. Il 25 aprile mi risulta che Salvini non ha voluto nemmeno commemorare. Sentiamo Franco, se vi rendete conto. Cosa si riferisce, scusi? A Salvini, che ieri non ha commemorato il 25 aprile, così come tante altre volte. Sì, il 25 aprile lo si può commemorare in mille modi. Io le dico, no, scusi un attimo, non può dire se non conosci i fatti. Qui ad Arezzo le porto un esempio molto, molto, molto chiaro, dove oltre 10 anni fa, circa 15 anni fa, per la prima volta abbiamo spostato la nostra manifestazione, se va a ricercarsi i giornali dell'epoca lo vedrà, il 25 aprile non l'abbiamo festeggiato naturalmente nei luoghi dove vanno tutti, ma l'abbiamo festeggiato al cimitero del Comovec, perché chiaramente se non c'erano questi giovani, questa gente che veniva qua, ancora probabilmente sarà la stessa situazione. È vero ed è giusto che abbiamo avuto comunque all'interno di questo paese, del nostro territorio, delle persone che sono impegnate a combattere certe cose, e io tra l'altro personalmente ero presente ieri. Quindi io dico molto chiaramente, se lei dopo le cose non le conosce tutte, non può coinvolgere tutte in delle cose. La liberazione dal nazifascismo. Certo, ma è la liberazione di questo paese. E la festa della paese l'ha liberato gli angloamericani che sono venuti qua. Grazie. E non solo i partigiani, grazie anche l'esercito italiano che si era formato, che era andato, che era in prima linea. La storia ci insegna questo. Torniamo alla Casa delle Culture. Ma io l'ho detto. Torniamo alla Casa delle Culture. Prima di distinguere la Brigata Garibaldi, Osoppo e le altre. Innanzitutto assistiamo ad un'evoluzione di posizioni, perché è evidente che all'inizio, e questo è quando l'arroganza si coniuga con l'ignoranza delle cose, all'inizio la Casa delle Culture serve solo l'informazione, il resto non serve niente. Si possono trovare documenti, voglio dire, non è che lo dico io, risposte ad interrogazioni, documenti, cioè il resto non era niente. Oggi si dice, va bene, continueremo a farlo, lo sportello informativo, però anche le altre associazioni gli daremo spazio, cioè, quindi non so se si sparpaglieranno, non so come, tutti quei servizi. La vera novità era aver costruito ad Arezzo un punto identificativo del comune, non della sinistra, perché oggi ci siete voi, del comune di Arezzo, un punto identificativo per le comunità presenti nel territorio, per avere dei servizi, ma anche per conoscere le nostre regole, per integrarsi, per avere la formazione. Cioè, poi scrivete dei documenti di noi, ci interessa, sì, l'italiano, come ha detto, non sanno l'italiano, ma lì si fanno i corsi di italiano. Cioè, oggi invece si dice, faremo anche queste cose? L'evoluzione quindi di posizioni c'è stata, oggi si capisce perché c'è stata una mobilitazione, ci sono state 50 associazioni a sostegno della Casa delle Culture, da quelle cattoliche a quelle laiche, di tutti i generi, ci sono state 5.000 firme online, ci sono state ovviamente le 500 firme autenticate per la petizione di iniziativa popolare, quindi c'è stato un certo movimento che ha fatto cambiare posizioni. Sarà la fraternita, oggi si dice. Quindi ecco, non è più il comune, adesso sarà la fraternita, cioè si scopre che la fraternita è una ASP, ma questo si sapeva dalla vita, che è una ASP che fa servizi alla persona, la fraternita ha sempre fatto servizi per le persone in difficoltà, cioè voglio dire, bastava vedere quello che ha fatto negli anni scorsi, quindi oggi si integra anche con questo discorso, ma la fraternita
Va benissimo, la Fraternita, la Fraternita dove l'ha i dipendenti? No, domando io, la Fraternita ha i dipendenti? Prima le faceva i dipendenti del comune, poi si è capito che probabilmente il comune non ha i dipendenti formati per fare questo tipo di servizi. Ma la Fraternita, i dipendenti per fare questa cosa, dove l'ha? Perché la Fraternita non ce l'ha. Ha detto l'assessore Tanti, la Fraternità ha dei dipendenti per fare queste cose? No, c'ha delle persone che fanno delle fatture per fare dei corsi di educazione nelle scuole. Quindi dove ha la Fraternità? Quindi si tratterà che la Fraternità dovrà fare delle assunzioni, dovrà fare ovviamente della formazione se si vuole fare una cosa del genere. E poi la domanda che faccio ad Andreani, siccome fra un mese chiude, cioè il 23 di maggio chiude, cosa succede il 24 maggio? Non è che noi siamo innamorati a quell'edificio, siamo innamorati a un modello gestionale. Ma gestisce il comune, va bene. La gara era scaduta il 23 marzo, potevate rifare una gara oppure potevate prendervelo in gestione. Allora, cosa succede adesso il 24 maggio che finisce questa cosa? Fermiamoci su questa domanda. Che l'edificio chiude, ha capito cosa succede? Che l'edificio chiude, che per avere qualcosa di riaperto dovremmo aspettare dei mesi, capito? Perché non si sa ad oggi dove va. Si dice di ambienti locali dei fratelli, ma devono essere messi a posto. Aspettiamo la risposta. Chi lo gestirà e non... c'è nessun fatto scritto. Pubblicità. Quindi il tempo probabilmente porterà qualche cosa, ma una cosa... La pubblicità porta. Di nuovo insieme a Nero su Bianco, allora c'era la domanda con anche la risposta, sentiamo la risposta di Egiziano Andreani, cosa succede dopo il 24 maggio? Dopo il 23 allora, maggio? Innanzitutto qui bisogna ribadire le cose, perché il problema è che non so se non si vuole capire, se si fa finta di non comprendere le cose, mi sembra che abbiamo detto, tra l'altro lo dico perché poi naturalmente è uscito su mezzi, diciamo che l'idea è partita dal nostro gruppo politico, l'ho lanciata io, quella di poter dare i servizi alla Fraternita in gestione, anche perché ha del personale che attualmente sta seguendo i migranti, per cui come segue quello avrà la possibilità per dare determinati servizi, per il resto naturalmente sarà strada facendo, verranno prese le opportune decisioni. Una cosa, che quel personale che segue i migranti alla Fraternita dovrà continuare a seguirlo, perché i bandi della gestione dovranno ancora durare, almeno sono stati prorogati per 4-5 mesi. Quindi la Fraternita, quel personale lì, non lo potrà utilizzare, perché la Fraternita non potrà abbandonare quel progetto dei migranti fino a che non ha scaduto. Quindi stai sbagliando su questo. Dovete trovare un'altra soluzione, capito? La troverà, verrà trovata. Dovete assumere le persone, oppure prendere dei precari in qua e là e dargli... certo. Si è data la risposta da sé, ma certo, perché lo so. Sta tutto lui. Noi non sappiamo niente. Per fortuna non sappiamo niente. Le soluzioni si trovano prima. Bravi siete voi, noi no. No, è così il mondo. Le soluzioni si trovano prima di chiudere, non dopo. Ci dovete fare. La proposta è stata lanciata un po' di tempo fa, probabilmente siete arrivati un pochino tardi a presentare la proposta e quindi la soluzione era già stata data, febbraio. Chiuso e basta. Probabilmente avete iniziato ma avete chiuso un pochino in ritardo. Oggi presentare, ma tra l'altro la stessa relatrice ha cercato di ritirarla la mozione per cui che avete presentato. Perché non ha senso, perché c'è anche adesso una volontà della Regione di entrare nel merito e dire, ma scusate, prima di chiudere questa cosa... La Regione... ma che viene? Ma ora la Regione, la Regione si muove ora? Aspetta ora, Arezzo e il sindaco l'ha detto pubblicamente, in seno del Consiglio Comunale ha detto che chiaramente tante volte per tanti progetti che riguardavano questa città ha cercato l'assessore in Regione ma non gli ha dato nessuna risposta. Oggi invece si muove, ma che vuol mettere una tutela al Comune d'Arezzo? Ma noi siamo andati a gestire, vogliamo dimostrare che i nostri soggetti che abbiamo sul territorio sono in grado di fare e dirigere quello che invece veniva dato a un'organizzazione internazionale. Alziamo le capacità. È stata fatta una gara, va bene? Non ho un'organizzazione internazionale qualunque, è stata fatta una gara. Tu hai fatto prima delle affermazioni gravi, perché Oxfam lo so che ha avuto qualche problema. Io non ho fatto nome. In qualche fatto parte. Lei. No, io. Oxfam, non c'è mica problema. Il gestore è stato Oxfam. Ma siccome la gara sui giornali, non mi ha detto niente. Ma se la gara è scaduta a marzo, perché gliel'avete prorogata? Scusami, domandami una cosa. Perché gliel'avete prorogata? Perché non avete preso il servizio? No, ascolti, innanzitutto. Scusate. No, le do subito la risposta. Innanzitutto c'erano. Tre, era, su tre date veniva data, quello che era all'inizio di gennaio,
quello che era, e qualcuno parlava anche di novembre, quindi è stata interpellata la regione per stabilire qual era il momento adatto in cui terminava. Quindi non facciamo proroga. Confusione, non cerchi di far confusione. Gli avete dato la proroga, ma potevate, se avevate tanto gli dato la proroga perché? Sì, perché non potevamo interrompere un servizio quando interrompevamo un contratto. Madonna, ma se uno ha intenzione di chiudere, la gara non è una proroga, è la proroga riguarda il vincolo di destinazione di quell'immobile. Ma certo, la gara non aveva proroghe, la gara scadeva a marzo. Voi, se volevate gestire in proprio la Casa delle Culture, o comunque in un modo diverso, potevate dirlo, allora, Oxfam, chiuso, finita la gara, si rifà una nuova gara, oppure si prende noi, ma cioè, bisogna ragionarci prima, per fare una cosa. Poi, no, ti volevo questa l'abbiamo fatta, appunto. Non l'avete fatto, ti volevo precisare che Oxfam ha avuto dei problemi dei suoi militanti, attivisti in qualche parte del mondo, ma non ci facciamo. Io non sono d'accordo a dire che Oxfam ha mal operato, perché è riuscita a tenere io non ho vita. Detto, non ho fatto questa affermazione, ha detto lei. Hai fatto delle affermazioni. Ma abbi pazienza, ma voglio dire, ma chi è che non ha problemi? La Lega c'ha 40 milioni di beni pignorati dalla magistratura, ma di che mi parli? Cioè ognuno ha i suoi problemi, voglio dire, può avere qualche problema da qualche parte, quindi lascia fare Oxfam. Scusi, io non ho parlato dei problemi di nessun partito, perché allora, sennò qui abbiamo una voragine. Cioè, sono stati disequestrati, non citare questa manovra, non tirare fuori il periodo elettorale, ma non ci siete riusciti ugualmente, quella Repubblica che non capisce niente. No, ha ben operato perché è riuscito. Dobbiamo parlare solo lui a gestire questa cosa. La trasmissione l'ha fatta solo con Drink. Se non vi piaceva, come è legittimo che uno dice a noi Oxfam ci sta antipatico, anche se la gara, fai la gara. Abbiamo capito il punto. Dipendenti, io che allora, fare? La prendi, la mandi via, no? Scusa, sentiamo un attimo, rifare la gara, te lo dici in proprio. Sentiamo un attimo, Tito, che diciamo è uno degli emblemi, diciamo, ecco, dei cittadini non aretini, che però di fatto sono diventati aretini, che nei giorni del dibattito era stato intervistato proprio dalla nostra emittente. Sentiamo che cosa ci aveva detto sulla Casa delle Culture. È un pezzo che sta distruggendo di questa città. Casa delle Culture è uno degli elementi molto importanti. È uno dei fondatori anche, come la comunità bengalese, oggi spazzando via questo forte integrazione, questo pezzo di integrazione, e mancherà tanto. Ad esprimersi sulla imminente chiusura della Casa delle Culture, Tito Anisuzamman, presidente dell'Associazione del Bangladesh, uno dei fondatori della Casa delle Culture. Questa realtà, che offre servizi di orientamento, formazione e informazione per gli stranieri e corsi di italiano dopo scuola anche per i figli degli stranieri, costa troppo, secondo l'amministrazione comunale, che vorrebbe gestire lo sportello in autonomia. E ghettizzare. Invece che andare a chiedere informazione, chiediamo informazione tra le comunità. Chi è furbo ci sfrutta i migrati, ok? Diventa un ghetto. Perciò, e troveremo questo danni, prossimi 5 anni, un catastrofe. Le associazioni del territorio si sono riunite ed hanno redatto una proposta di delibera comunale affinché l'amministrazione ci possa ripensare. E non so questo voto come possiamo recuperare, non lo so. Se andiamo indietro di altri 10 anni, 15 anni, tutto quello che abbiamo costruito. Come detto, che poi è stata respinta dal Consiglio Comunale. E quindi si ritorna poi sempre a parlare, ecco, diceva prima anche Giuziano Andriani, al discorso delle cooperative, del fatto, poi lo chiediamo anche quanto era frequentata, cioè l'impatto concreto, no, della Casa delle Culture, se avete un'idea su questo, mi interessava sapere, no? Sono circolate, allora c'è chi dice sono 50, quando siamo in consiglio qualcuno ha detto che erano 20, qualcuno ci ha detto che erano 35.000 contatti, qualcuno ha detto che era visitato da 40.000 persone l'anno. Ma si parla di cifre, cioè qualcuno si deve mettere un pochino, schiarire le idee e dare un'idea precisa. 40.000 persone sono quasi la metà dei cittadini d'Arezzo e di tutto il comune, per cui insomma. Cioè uno su due va alla Casa dei Culture. Sembra di sì. Ah, ecco, no, perché qualcuno. No, aspetti, qualcuno ha parlato di 40.000 persone. I contatti sono una cosa. I numeri. Parlare solo di Dringoli, la prossima volta faccio la trasmissione con Dringoli. Purtroppo l'educazione non so che cos'è. Se li vuoi i numeri te li dico, se non li vuoi. No, io ho scritto quelli che sono stati citati in consiglio comunale. Abbia pazienza, ma chi lo dice? La verità è solo dei Dringoli. Ma non si può andare a Vanvera. I numeri sono 35.000 contatti come sportello e 40.000 contatti, presenze.
pensi alle varie attività che sono state fatte. Ovviamente sono una molteplicità di attività. Andriani? Ma lo mando, ma ci siete mai stati lì dentro? Ma ci siete mai stati lì dentro? Facciamolo parlare, però a vedere che cosa. Quale clima positivo si respira lì dentro? Quello è il vero clima positivo che si dovrebbe avere nella città, non ovviamente come si, tutti ci si lamenta della delinquenza, delle situazioni che ovviamente che ci sono, ma lì dentro si respira un clima positivo, di serenità, capito? Di serenità. Esempio lo darei di serenità. Infatti sono molto incavolato di questa cosa. Vabbè, però non si può, perché... facciamo parlare Giuseppe Andrea. Allora, no, ha parlato già Dringoli. No, finiamo. La trasmissione la fa con lui, parla tutto lui. Finiamo. Dringoli Forever farà. Dai, via. Non esiste, cioè, un minimo di rispetto per gli altri. Io ce l'ho nei suoi confronti, ma vedo che lei purtroppo nei miei non ce l'ha, pace, me ne farò una ragione, cioè, non è che mi dispiace, capisco le sue difficoltà. La domanda, il clima positivo, i numeri, ok, ma io ovviamente non è che si può fare una statistica su questo, ma l'impatto secondo voi, cioè a livello proprio di impatto sul sociale della presenza di questo servizio? Secondo voi c'è stato? Continuiamo a dire che siccome diciamo determinati servizi sono partiti già nella giunta Lugherini, innanzitutto bisogna ricordare una cosa: non c'è una delibera politica sull'apertura della Casa delle Culture. È stato ribadito anche dall'assessore Magi durante il Consiglio Comunale. Nessuno è intervenuto, chiaramente. Abbia pazienza, cioè sono i rappresentanti politici. Basta, se viene fatta un'affermazione e nessuno interviene su questa affermazione, chiuso. Ecco, sta tutto Dringoli, meno male. Certo che lo so, te lo spiego io come è andata. Allora, Piero. Grazie, Dringoli. Non c'è una delibera, adesso dice non c'è una delibera che dice che si parte. Politica. Non c'è un impegno politico. Non c'è un impegno politico. Lo sai dove sta il impegno politico? In un documento che si chiama, l'assessore Maggi dovrebbe sapere, Maggi attuale, si chiama documento unico di programmazione che è allegato ai bilanci. Vabbè, però questa la gente non interessa, dai, ma come si fa a dire queste fesserie? Sembra che un'amministrazione sia partita dalla sera alla mattina, un dirigente dice adesso apro la Casa delle Culture e la fine, faccio una gara. Vabbè, ma dai, come si fa? Questa la gente, dai, sono particolari che non interessa. Ma leggete i documenti, no? Buoni, Piero. Allora, io ho visto. Io darò dei numeri anch'io. Dai dei numeri, vai. I numeri sono questi. Circa un terzo, anzi forse di più, della gente non va a votare. Grazie forse anche a questi partiti che poi alle fine siano arrivati appunto che non riusciamo nemmeno a fare un governo. Quindi ecco, maggioranze, minoranze, anche per la legge elettorale. La maggioranza sono d'accordo. Ma guarda che la legge elettorale non l'hai fatta né te né io. Lo so. L'hanno fatta i partiti. Forse l'ha fatta apposta. Ma appunto non lo so se l'hanno fatta apposta o no. Ma quello che la gente ormai è stufa di sentire sono i vari battibecchi, le varie beghe che si creano diciamo fra un partito e l'altro. Perché oggi ormai ci si offende, ci si tratta male, poi per far cosa? Per non arrivare ad un governo, ma il popolo non ha bisogno di queste cose, il popolo ha bisogno, gli artigiani hanno bisogno di lavorare, i commercianti hanno bisogno di lavorare, gli industriali hanno bisogno di lavorare. E quindi ecco, io dico che a un certo punto, credo che, quello che avevo detto io prima, io credo che partendo già dal basso, io credo che siamo quasi arrivati al punto che dovremmo ripartire. È inutile, perché se no alla fine a votare ci andranno da sé quelli che stanno vicino ai partiti, quelli che sono lì. Tu che senti sempre il sentimento, diciamo. Rispondere? Sì, rispondiamo un attimo. Sì. Quello che cerchiamo di fare noi ad Arezzo, che piaccia che non piaccia, è governare una cosa, ma secondo delle modalità diverse da quello che sono state fatte fino ad oggi. Possiamo farlo? Io penso di sì. Abbiamo il diritto di farlo. E allora occorre un po' di rispetto per le scelte naturalmente che vengono fatte. Certo, però tenendo, certe volte si fa anche delle cose per dire che magari non tengono nemmeno conto, per dire, perché se io guardo, per dire, nella mia attività, come Davide Fattoni sa benissimo, certe volte a chi professa a chi fa una professione, certe volte gli vengono fatte delle cose che col cavolo che la gente è contenta di quello che gli fanno, e quindi nessuno è contento di quello che gli fanno, però glielo fanno, e quindi per forza di cose è una scelta, anche quella è una scelta politica, ma non è detto che poi dopo ecco sia quello che ci vuole. Questo che volevo dire, siamo certi che è quello che ci vuole?
Ecco, voi fate una scelta giustamente politica. È una soluzione perché... che riteniamo che andia incontro alle esigenze. E allora vedremo. È una scelta. Diciamo. Ma noi parliamo in modo tranquillo, quindi io so gente parlare in modo tranquillo. La gente è preoccupata perché pensa, la gente pensava che la Casa delle Culture era un posto dove la gente si poteva integrare. Già si vede che invece la gente purtroppo non si integra, non so, e stanno nei diciamo così, spazi come cani sciolti, e che pensa che diventerà ancora di più se non mettiamo posti di aggregazione, ma che dovremmo metterli anche per noi italiani, anche per noi italiani. Però anche per questi posti di aggregazione, si... quella gente che poi non ci va abbastanza, no? Sì, sono d'accordo, ma... Cioè non è che basta fare il centro di integrazione. Allora, ma facciamo qualcosa per cercare di portarli. Invece di perdere spettacolo a chi prende quei forzi. Allora, sì, ma sono d'accordo, ma sicuramente, ma noi l'abbiamo sempre detto. Cioè, appunto, noi l'abbiamo sempre detto, noi questi che fanno della migrazione un business, per noi sono sciacalli. E quindi l'abbiamo detto mille volte. Lo diciamo continuamente. Posso sull'affermazione interrompere? Sì. Noi abbiamo fatto questo, abbiamo chiesto a Fraternita, non fatto perché non lo facciamo noi, ma lo fa il primo rettore, proprio di abbandonare un business, e siamo stati criticati anche per quello. Cioè è giusto che un ASP faccia business con i migranti, anche se il rettore qui in una trasmissione non era d'accordo. Sì, ma innanzitutto se l'è trovati in eredità, una gestione si è trovata in eredità, sì. Non è che è una scelta chiaramente che ha fatto questo rettore, se l'è trovata, e giustamente noi abbiamo detto l'analisi politica che abbiamo fatto, che non è giusto che un ASP faccia business con i migranti. Questo è, vi sembra poco rispetto a chi c'era prima e che si sbraccia, si fa sul migrante, su una cosa o l'altra. Noi chiediamo naturalmente che queste persone vengano gestite anche, l'ho detto poco fa, che vengano controllate anche chi le gestisce, cooperative, associazioni varie, enti, tutti quelli che si propongono per gestirle. La prefettura inizia a controllarle per bene. E vediamo poi, oltre quella che è stata chiusa in via Giotto, eventualmente se ci sono altre che verranno chiuse. Quindi questo è estremamente importante. Qui si sta cercando di fare qualcosa di diverso al passato. Perché a me chi mi garantisce che all'interno della Casa di Cultura si fa veramente integrazione al 100%? Nessuno. Cerchiamo di trovare delle soluzioni alternative a questo. Il problema è che non si vuole accettare che noi troviamo delle soluzioni alternative per questa gestione. Pubblicità, mi sembra anche la discussione di oggi è emerso questo in fondo. Pubblicità. Siamo alle battute finali, ora faccio rispondere Franco Trigoli, ma volevo sentire David al volo. Cioè la Fraternita lo può fare questo servizio secondo te? Io ribadisco, cioè, qui è una scelta politica ideologica, la Casa delle Culture, voglio dire solo il nome, credo che è una giunta di destra che tutto sommato non ha il coraggio di condannare chi ancora definisce la razza, che parla di razza, è chiaro che solo l'idea di avere un ente che si chiama Casa delle Culture gli fa rizzare i capelli, cioè voglio dire, non era immaginabile che potesse gestire un servizio. Però lo vedo pettinato bene. Tranquillo. La fraternita, ma il fatto stesso, come si parla di questi, di tutta questa terminologia che evidentemente vuole far credere che c'è un business, che c'è qui, che c'è là. Certo, le mele marce ci sono da tutte le parti, ma la maggior parte di queste strutture che operano in questo settore e che danno un servizio importantissimo per la coesione sociale, non ci fossero tutte queste organizzazioni noi ci sarebbe la guerra civile, ok? Invece ci sono queste organizzazioni che supportano tutto quello che lo Stato non fa più e sostituiscono allo Stato, quindi andrebbero tutti ringraziati. Poi ribadisco, se c'è qualche mela marcia ci sono da tutte le parti. Sì. La Fraternita non credo che sia in grado di gestire questo servizio, ma poi l'ha detto Dringoli prima, la Casa delle Culture nasce in un certo ambiente. C'era un'altra cosa. Non lo potete disgiungere dal fatto che c'è quella, la scelta di spostare
il tutto in altri ambienti, è una scelta ideologica, è quella di distruggere quello di buono che chiudere, non è una scelta ideologica perché le do subito la risposta, l'ho data in consiglio comunale, lì andranno naturalmente le aule per un corso naturalmente Politecnico di Milano, le dico semplicemente che quel corso lì sono circa un'ottantina di studenti e le posso dire un'altra cosa, che i primi 16 che hanno superato il corso hanno trovato immediatamente lavoro, quindi c'è una richiesta in quell'ambito lì, un altro ambiente ma che discorso. Da Villa Severi deve essere spostato perché non bastano gli ambienti che sono della provincia, abbia pazienza. In quell'edificio ristrutturato per la Casa delle Culture, quindi progettato per quel tipo di finalità, ovviamente perché le cose si progettano anche per come sono destinate, adesso verrà, dicono, portato il polo universitario. Io mi sono informato perché ci siamo informati, il polo universitario oggi a Villa Severi non ha intenzione di spostarsi. Ma è un'altra cosa. Capito? Adesso che ci metteranno il polo universitario, però si dà il caso che il polo universitario non ha intenzione di spostarsi. Ma il polo universitario è gestito dalla Camera di Commercio, dalla provincia, dall'università, e c'è dentro anche il comune senza contributo, va bene, però ha bisogno solo di qualche aula in più, che tra l'altro non sono adatte quelle aule dal punto di vista di ambiente, di spazio, hanno bisogno di aule grandi, capito? Di aule informatiche grandi. Quindi, non sono adatte, ma comunque va bene, vedremo. Per questo dico cosa succederà il 24 maggio. Non ci andrà il polo universitario, non lo sanno nemmeno loro cosa succede. Allora, poi dobbiamo chiudere. I migranti, ti devo dire una cosa. Sì. Allora, la fraternità ha ereditato un progetto sui profughi di una quarantina di persone. Durante la gestione Rossi sono aumentati, sono richiedenti asilo, che ancora non hanno ottenuto lo stato di profugo. Solo il 95%. Queste persone, chiamale come nel senso, durante la gestione Rossi sono aumentate fino a 90 persone, ora saranno un'ottantina, eccetera. Il Consiglio Comunale, qualcuno della maggioranza ha proposto di fermare la fraternità nel partecipare a questi progetti e il Consiglio Comunale ha votato contro, a maggioranza loro, ha votato contro, quindi adesso non si sa come, pur il Consiglio Comunale avendo votato contro, la fraternità gli è stato detto di non partecipare e giustamente è stato fatto notare che Rossi l'avrà digerita, chiaramente, gli altri rettori mi risulta che erano lì per dare le dimissioni, perché chiaramente diceva come, un'imposizione di questo tipo. Io comunque mi fido sulla... Allora, siccome tu dici tanto le cooperative, vabbè, ci saranno delle mille marce fra le cooperative, ma la fraternità, un progetto, diciamo, che non è... cioè, fa tante cose, io mi fido più della fraternità, voglio dire, no? Mi fido più del comune, perché il comune era titolare anche del progetto SPRAR. Voi avete chiesto che il comune sparisse da questa situazione, quindi certo, i processi certo. Non perché si governano, il progetto SPRAR, ma invece voi volete che i progetti non vengano governati, perché così evidentemente verrà fuori il caos e il caos cosa favorisce? Favorisce questi... Ovviamente il caos lo volete voi, non noi. No, sì. Guarda, i profughi Arezzo, se la fraternità partecipa o non partecipa non cambierà niente, perché parteciperà qualche un altro, saranno sempre gli stessi. Perché vi preoccupate tanto? Ma non è una questione di preoccupare, è che io mi fido più dell'ente pubblico, probabilmente, che del gruppo improvvisato, quindi voi... È un'operazione di pura propaganda che parla. Parliamo alla pancia delle persone piuttosto che alla testa. Io preferisco parlare alla testa e al cuore delle persone, capito? Grazie a Franco Dringoli, grazie a Egiziano Andriani, consigliere della Lega in Consiglio Comunale d'Arezzo, grazie a David Faltoni e Piero Franchini. Grazie. Volevamo dedicare due parole, ma in realtà non c'è tempo con loro, però vi lasciamo comunque con riepilogo della vicenda, perché tu dici, no, mi stavi dicendo proprio adesso che mentre è così, cioè il mondo chiaro, la vicenda di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, che è stato chiamato l'ospizio degli orrori, rivisitiamo appunto quello. Potrebbe fare dei controlli più approfonditi sempre da parte degli enti preposti. Meno negli uffici e più fuori. L'ho ribadito anche in tante altre occasioni. È d'accordo anche Franco Dengoli. Che debbano fatti i controlli, certo. Abbiamo concluso con un modo imprevisto. Il problema è come? Io mi fido della Casa Pia, non vedo che la Casa Pia non ha mai, anzi, niente meritorio, certo. Quindi non vedo che si debba. Magari sto parlando, non si sta parlando della Casa Pia, stiamo parlando di altre cose, di altre gestioni. Di cooperative. No, vediamo qua. Però sono cooperative. Vediamo.
certo, delle scuse ovviamente. Perché però è successo quello che è successo? Avete detto che eravate stanche nei turni di... Certo, eravamo stanchi, sì. Doppi turni, struttura fatiscente, nessun tipo di controllo. E di notte? Di notte eravamo soli, una persona sola con 18 utenti. Però insomma, perché quegli schiaffi, quelle imprecazioni, minacce? Perché? Siamo stressati, siamo molto, molto provati e siamo, cioè niente giustifica questo che abbiamo fatto. Comunque chiediamo scusa a tutti, alle famiglie e principalmente agli anziani. Vi pentite insomma di ciò che avete fatto? Certo, buongiorno. Si è parlato anche di sonniferi. Francesca Proietti è l'unica delle 6 persone coinvolte nel caso dei maltrattamenti agli anziani della RSA di Castel San Nicolò a fermarsi davanti alle nostre telecamere e chiedere scusa. Sarà difficile, nonostante questo, scrollarsi di dosso l'immagine terribile degli aguzzini che emerge da quanto raccontato dalle telecamere dei carabinieri. Non vi sopporto più, né voi e né i colleghi, capito? Sta brava un pochino, stai ferma! I turni stressanti, le notti da soli, di certo non possono giustificare la violenza, mai. Ma come lavora la cooperativa che gestiva la RSA di strada per conto dell'Unione dei Comuni del Casentino? Siamo andati a leggere nel loro sito, dove peraltro adesso non compare più il nome della RSA di Castel San Niccolò, ma rimane quella di San Romualdo Pratovecchio, a gestione diretta. Al 31 dicembre 2016, leggiamo, la cooperativa ha in forza 46 soci lavoratori e solo 4 dipendenti. 46 donne e 4 uomini, la cui professionalità, leggiamo sempre, è consolidata dalla frequenza di corsi di formazione e aggiornamento per il miglioramento delle proprie competenze e dei servizi offerti. La RSA di Castel San Niccolò era affidata a Coplar attraverso il consorzio Comars, lo stesso, è bene ricordarlo, che gestisce la casa accoglienza per minori, dove poche settimane fa a Vitiano si sarebbe verificato un caso di abuso sessuale su una bambina di 10 anni. Minori, anziani, disabili, psichiatria, inserimento lavorativo, progettazione, gli ambiti di lavoro. I servizi, leggiamo sempre dal loro sito, possono essere espletati a gestione diretta o in convenzione con gli enti pubblici. In tempo di fuoco vi sono stati più casi di sparati, del ragazzo maltrattato in una struttura della Valdichiana, questo che è accaduto ora di corto qui nel Casentino, stipendi non pagati, in altri casi lavoro nero, insomma abbiamo scovato in una sorta di cooperativa, se così si può chiamare. Insomma, io credo che a forza di esternalizzare in maniera, devo dire, anche non monitorata, dopo raccattiamo questi cocci, quindi tutte le istituzioni devono rimettersi in discussione, a partire anche da noi, insomma, e rimonitorare tutto il settore partendo dalle cooperative, dove devono avere il coraggio di affrontare il tema a viso aperto, perché hanno strutture valide nel territorio dal punto di vista qualitativo e hanno strutture non valide, dove spesso i lavoratori con il loro stipendio vengono usati per bancomat, per fare altri tipi di giri, o se no, peggio ancora, dove comunque si arrivi in quelle condizioni.